Si rinnova l'appuntamento clou dello sport pescarese. Durante il Gran Galà dello Sport, giunto ormai alla sua nona edizione, almeno nelle modalità volute dal compianto professor Giovanni Cornacchia, e in programma giovedì dalle 17 presso la sala consiliare del comune di Pescara, la sezione provinciale del CONI premierà gli atleti, le società ed i tecnici che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. Diversi i premi speciali intitolati alle memorie di personaggi pescaresi mai dimenticati, dal già citato Giovanni Cornacchia ad Alfonso Di Russo, Antonio Arnaudo, Francesco Mancini, Walter Cesare De Giorgi, Ettore Fradeani. Enzo Imbastaro, presidente provinciale del CONI, presenta con un pizzico di giustificato orgoglio il Gran Galà dello Sport. Il Gran Galà dello Sport, che è stato voluto inizialmente dal professor Giovanni Cornacchia, che come tutti sapete purtroppo è prematuramente scomparso lo scorso anno, e noi continuiamo nella sua opera, nel ricordo della sua persona. Anche quest'anno quindi organizziamo questo Gran Galà dello Sport, durante il quale saranno premiati tutti i migliori atleti della provincia, le società che sono state promosse in campionati superiori, e poi ci saranno alcuni premi speciali intitolati a alcuni personaggi dello sport pescarese che sono scomparsi e che saranno assegnati a persone che si sono distinte a favore dello sport durante l'anno 2009.